ha parlato prima di me, ha parlato un po' ad ampio raggio anche di alcune problematiche del territorio che non credo siano attinenti con la questione che questa sera dobbiamo dibattere, o meglio che forse avremmo dovuto discutere in questi mesi e in altre sedi. Almeno questo era il senso delle discussioni che iniziarono. Il mio intervento in questo senso sarà molto polemico, perché da quello che ho dovuto apprendere dalla stampa che il sindaco ha firmato l'intesa con il parco della Coane, la provincia e il comune di Fiumizzano per far transitare un certo numero di camion nel territorio di Ferrara. Io non voglio sapere nemmeno dove, come, quando e perché, perché questo doveva essere discusso nelle apposite sedi. Infatti, a dicembre 2015 ci fu una commissione congiunta Marmo, Ambiente, Mobilità, eccetera, eccetera, in cui questo argomento fu affrontato dai consiglieri presenti in questo consiglio, in quelle commissioni, che espressero la loro opinione. E mi era parso di sentire, o così mi hanno riferito, anche da parte di consiglieri di maggioranza, un parere negativo nel confronto del passaggio dei camion del centro del comune di Carrara. Qualcuno ha detto poi, perché poi successivamente lo stesso argomento è stato affrontato in questo consiglio comunale il 17 di dicembre, c'è stata una mozione presentata dalla consigliera Pienamene, in cui sono intervenuti anche il presidente della commissione ambiente, che se non ricordo male ha riaffermato le parole dette in quella commissione e dicendo anche che l'aveva espressa pubblicamente sulla stampa in una contezza di quelle dichiarazioni, perché non l'ho provata, ma devo dire la verità, non le ho nemmeno cercate perché non mi interessano. E il sindaco intervenne, questo è l'aspetto centrale, dicendo che cosa? Dicendo che lui, da uomo delle istituzioni, aveva l'obbligo di ascoltare tutti gli enti e tutte le forze che appunto chiedevano un transito di camion nel comune di Carrara e che avrebbe aggiornato il prima possibile questo consiglio comunale, chiedendo in questo modo ai consiglieri di maggioranza di respingere quella mozione. Almeno questa è la mia lettura. Ora, da quel consiglio comunale io non ho più avuto notizie degli approfondimenti che l'amministrazione comunale aveva promesso di fare e su cui avevo promesso di confrontarsi con questo consiglio. Allora io voglio sapere, quando si dice sono uomo delle istituzioni, quando si dice rappresento le istituzioni, mi confronto con le istituzioni, visto che il consiglio comunale viene scavalcato, su questo tema è stato scavalcato, io voglio sapere di quali istituzioni stiamo parlando, se sono istituzioni pubbliche, se sono istituzioni private, se sono istituzioni pubbliche. E voglio sapere, ma non è questo finalmente la sede, quali sono i dettagli dell'accordo che ha firmato il sindaco. Che se ci fosse stato un percorso istituzionalmente corretto, prima di firmare quell'accordo sarebbe venuto a riferire in commissione consigliare Ambiente e Marmo, così come aveva promesso di fronte a questo consiglio, e ci sono i verbali del consiglio comunale.